Vado, badabum, badabum. E go for it, vediamo come si presenta in the fucking game questo Richarlison. Su, non ci deluda. Chi sta ogni volta nell'immagine dinamica piglia muzzico coccos. Fateci caso, pure l'anno scorso se sembra chiava muzzica, ma chi sta che è un animale. Vediamo come si comporta. Belle, belle le coreografie made in Marighianella. Marone, calzettone in coppa, ranocchio, scarpe rosse anche se la marca è sbagliata. Ok, per il resto. Ma che cazzo ci avrà da ridere sto Richarlison, tra l'altro? Vabbè, però il calzettone merita. Sarà dura con Richarlison, punta singola, scardina difese e legge. No, capparata, ha tirato una bella catosa. Pigliala. Lo sprint boost, ah, quando c'è da andare dritto per dritto, devo dire la verità. Beh, qua ha fatto una gran cosa, dritto per dritto, Richarlison. Vai, sì, mettici su fisico, ma vai, eh. Bravissimo, bravissimo. Sì, mi piace quando si sprint boosta perché ci mette il fisico, è difficile poi recuperarlo. Pure perché se la allunga, come piace a me. Però il problema suo è che nello stretto non è il top. Bravo, via, bello tiro. Il tiro sembra esserci, il problema è che si fa un po' fatica a liberarsi per calciare con su Richarlison. Tir! Bravo! E che cazzo? Quando tira, tira proprio buono in compenso. Vai, Richarlison, riscatta sta stagione. Maronna, mamma si è piaciuto però, bravo! Ma chi se quando... Ma che succede? Ma che cazzo è questa esultanza da imbecilli? Guarda pure Mbappé che si mette appresso a succedere. Un po' di rispetto per l'avversario, ma che ma facca? Bravo. Commovene, va, commovene. Ma to cazzo a tra... Ma almeno la porta Ulim Kogliera in dall'aria piccola. Poi quando tira, tira bene, per carità. Vediamo come si presenta. Bright Bright, 85 ci chiede, 85 gli diamo, 60 ci chiede, 60 gli diamo. Badabom, badabom. Ringraziamo, anche se non è presente, Junkia, Scuola Foot Universe. E ci permette di testare Martin Bright Bright, un buggatone del passato. Vediamo come si presenta. In game. Ciao Franco, grazie ancora. Boom. Bright White si presenta con un bell'omellone. Non è decisamente lui. Questo pure a scuola Totore Raso. Non gli hanno messo il game face. Cioè questo è uno che sta su FIFA da 10 anni. Eppure è stato un buggato incredibile e non ha il game face. Chi caspita è quello? Beh, qua ha fatto una cosa discreta, però c'è da dire che questo contro... Don't freak out. Sprint boost, tià! Mamma mia. Discutibili anche i movimenti. Che fatica. Che fatica. Meno ma... Vabbè, ma io questo contro non sa difendere. Ok, bravo. Bravo.
quello è uno che soffre un botto. Bravo. Ma questa partita, boh, sarà che c'è un gameplay un po' più spumeggiante, ma si sprint boosta meglio di prima, dai. Bravo, bravo, no, no. Bravo! Sì! Qua mi è piaciuto. Vedi? In questo è veramente molto valido perché ci mette il fisico. Cioè bisogna vederlo come un giocatore con cui giocare, non dico in maniera statica, ma quasi, perché si gira veloce su se stesso, protegge bene palla. Non ce l'ho presente sto Avila. Madonna che catosa catturata. Quindi, recap di questi due giocatori che abbiamo provato quest'oggi. Partiamo da Bright White. Ci abbiamo giocato 9 partite. All'inizio devo dire che c'è stato un impatto abbastanza catastrofico perché io me lo ricordavo un giocatore molto veloce, un giocatore, vi parlo dei vecchi FIFA, un giocatore con degli sprint boost incredibili. Invece mi sono ritrovato un giocatore con cui facevo fatica a partire in accelerazione. Perché questo qui, ora cerco di descrivervelo in breve, 1,77 m, 4-4, però non dimostra nei primi metri soprattutto quella velocità. Dimostra tutto l'88 di forza, tutta quell'agilità e il controllo palla. Quindi vi ritrovate un giocatore con un buon body type piantato a terra. Se vi girate nello stretto su voi stessi, anche senza proteggere palla, non ve la levano perché ci mette il fisico, 88 di forza, gli sbattono addosso e non vale, non è che ve trapassano. È molto preciso, 90 di dribbling, 92 controllo palla con i micromovimenti nello stretto. Però il suo problema, se vogliamo, problema, perché comunque tutta quella forza da un'altra parte deve andare a pesare, pesa nell'accelerazione, negli sprint boost. Gli sprint boost non dimostra quelle stats. Parte, ci mette il fisico, i primi due tre passi sembra uno con 84-85 di velocità, poi prende a lungo e quando prende la velocità a campo aperto dritto per dritto non ve la levano più perché con tutta quella forza e con quella a lungo va via. Quindi quando vi sprint boostate dovete avere un minimo di spazio per prendere quei 2-3 metri in più. Quello che colpisce è la finalizzazione perché la finalizzazione è clamorosa. Io, nonostante non abbia le 5 stelle skill e tutto quanto, tira delle catose notevolissime. Quindi a livello di finalizzazione gli si può dire niente. Ricapitolando, è una buona carta, non è una top card. Come stile intesa un motore per andare a boostargli un po' l'equilibrio, l'agilità e pure quel dribbling che male non fa, non gli boostate le stats fisiche e poi gli dobbiamo dare il resto di accelerazione e velocità scatto. È un giocatore che, ripeto, va capito, è pesante ma incredibilmente preciso nello stretto. E grandissimo finalizzatore. Scordatevelo di sbloccarlo per fargli fare l'esterno. Non ha quell'accelerazione nei primi metri che serve agli esterni. Però, sia come punta singola che in un attacco a due, lo può fare. Eviterei ovviamente di fargli fare il COC perché non è il suo ruolo. Comunque, considerando che costa parecchio, 300k non so pochi. In ogni caso un bel 7,5 questo se lo stucca. Allora parliamo adesso di Richarlison. Se vogliamo, vabbè, l'ho provato su un altro account, per questo lo vedete qui sperimentato. Comunque, Richarlison,
Se vogliamo, è anche simile a Bright White sotto certi aspetti. Stanno tutte e due sul 1,80 m. Lui sembra un po' più doppio in game, ma è meno pesante di Bright White. Quindi, questo quando parte in accelerazione oppure quando fa i micromovimenti nello stretto, non vi dà quella sensazione di essere piantato a terra come a Bright White. Regge però altrettanto bene fisicamente, va via a campo aperto pure lui ed ha una grandissima finalizzazione. Il problema qual è, secondo me, che lui, a differenza di Bright White, quando lo utilizzate spalle alla porta, voi perché regge, ma non regge benissimo come a Bright White. Vuoi perché ha dei movimenti strani quando non premete la corsa? Non è preciso come Bright White a portarsi la palla da un piede all'altro oppure a girarsi a destra e a sinistra. È come se l'allungasse leggermente. Ed è strano perché le stazze ci sono. E questo fa sì che quando giocate spalla alla porta non riuscite a fare quello che abbiamo fatto mille volte con Bright White. Quindi, giocatore che vi sbatte addosso, proteggete palla, veloce destra, sinistra, precisissimo e calcio. Con lui si fa un po' più di fatica. Punto primo perché lo spostano leggermente, quindi non riesce a tenere ben, non riesce a difendere bene come a Bright White e soprattutto perché quando vi girate destra, sinistra, non è molto preciso. Ci ho provato mille volte, ma non è molto preciso. Però per il resto, quando tira, tira delle seggiate clamorose pure lui, col destro, col sinistro. Ed è notevole. Per cui entrambi due giocatori a mio avviso buoni, ma non buonissimi, hanno un prezzo notevole, 300.000 crediti, non sono pochi, però anche lui come Bright White si stucca un 7,5, stile intesa consigliata a questo motore. Alla fine della fiera, non sono due giocatori che consiglio perché, per come la vedo io, fino a che beccate contro gente average barra scarsa, questi qui riusciti a. Bright White ha fatto qualcosa come 20 gol in da 9 partite. Ma fidatevi che stesso discorso vale per Richarlison. Quando beccate quello bravo a difendere, non intendo un pro player, intendo uno bravo a difendere, questi 4 stelle skill. Con queste fisicità particolari, non ve fanno girare. Detto ciò, entrambi 7,5, buoni player, ma non li consiglio. Ottimi finalizzatori, un po' impacciati per colpa della fisicità. Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete della review. Alla prossima.